quando non si trova una fontanella o un posto dove potersi rifornire, basta avere una tanica, attaccare col nastro l'imbuto e bisogna avere pazienza perché l'acqua non scende troppo veloce, ma ce la si può fare. Ho fatto 50 litri di scorta, considerato che qua nessuno sa niente, ho chiesto dove si poteva fare il rifornimento, nessuno mi sa dire niente, su internet non ha trovato niente, tutto scritto in tedesco, poi io sono un animale a cercare queste cose. Niente, dai, adesso mi fermo qua, continua, sta piovigginando, ha piovuto praticamente tutto il pomeriggio e boh, adesso mi cerco un posto per la sera. Dove sto andando? Qua è tutto divieto di parcheggio da tutte le parti. Uno dice, lì c'è una chiesetta, ci sarà il parcheggio. Dai, stai a vedere che c'è il parcheggio. Boh, direi che qua va benissimo. Chi cerca, alla fine trova. Adesso entro di là, chiudo tutto qua, anche con veduta sul castello, cosa voglio di più? L'unica cosa, speriamo che non esondi il torrente che c'è qua di fianco proprio, qui appena dopo gli alberi, ma sì dai. Ciò che mi ha spinto a scegliere come seconda tappa del tour della Germania la visita a Fussen e ai suoi due castelli è fondamentalmente l'aspetto scenografico che presentano praticamente i panorami che ospitano questi due castelli. Quello dietro è il castello di Neuschwanstein, è uno dei castelli reali più famosi d'Europa e venne costruito tra il 1869 e il 1886 da il sovrano bavarese Ludovico II di Baviera, che volle creare una fortezza scenica con molte torri e molte merlature. L'altro castello, che è più o meno a neanche un chilometro di distanza in linea d'aria, si chiama Hohenschwangau. È stato costruito nel XII secolo e fu importante dimora in età giovanile del sovrano bavarese Ludwig II.
oltre alla bellezza scenografica di questi paesaggi, c'è anche un'attrattiva praticamente lì, qua siamo a Tellelberg, e dove si vede su in alto lì c'è praticamente un centro, diciamo, turistico dove i bambini possono divertirsi, non solo i bambini, e dove parte la funivia che va su al monte, che non so come si chiami. Se volete venire in questa zona per trovare un posto, un parcheggio camper gratuito, cosa difficilissima, infatti non è stato facile trovarlo, e dovete proseguire per dove si arriva alla zona turistica, centro informazioni, di dove poi si partono le escursioni per i castelli. Andate avanti e girate dopo un paio di chilometri per Tellelberg, e qua vedete l'aerodovero ieri sera. Più avanti c'è praticamente tutto, c'è l'impianto di risalita per chi scia, più attrazioni ludiche per i bambini. Ho parcheggiato qua al centro d'accoglienza di Tellelberg e qua c'è un gruppo di motociclisti con moto storiche. Do you speak English? Yes, we do. Okay, what is this? This is a Simson. It's like from the old East Republic, from Germany. Wow! Ost-Germany! East of Germany. Fantastic! Qua il Simson. Sono bellissime. I love moto, every kind of moto. These are really old ones. Yeah. I had, when I was young, really old Morini. Really nice. Have a good time, boys, girls. Spettacolo. Quanto vorrei provarla! Quanto vorrei provare ste moto! Bellissima! Ciao, buona avventura! Come adoro l'odore di motore due tempi appena svegliato la mattina. Anche qua c'è un bel parco giochi per i bambini. Oplala, si sono spaccati. Anch'io voglio fare queste cose. Andavano piano questi. Dai, lascia andare i freni. C'è chi preferisce andare in carrozza piuttosto che a piedi a fare le visite. Secondo voi, prima di abbandonare Fussen, dove sto andando? Dove sto andando? Mo' avete capito?
dove sono andato per concludere la visita ai castelli. Oh, non vedo l'ora. Pronti ragazzi, l'atleta azzurro si prepara per la discesa di Bob singolo versione estiva. Ci si lancia, la prima curva è una parabolica a destra. L'inclinazione, tirato un'orecchiata, mi fa da ridere, eh? Intanto che mi riprendo dalle fatiche della discesa a Bob, volevo precisare che il basilico, dopo 7 giorni praticamente dalla partenza, è ancora bello bello vigoroso. Stiamo abbandonando Fussen e le zone limitrofe, questo bel posto pensavo fosse più basso, invece siamo a 800 metri di altezza sul livello del mare. Chi l'avrebbe mai detto? Adesso ci stiamo dirigendo verso Ulm e incominciamo praticamente la Romantic Strasse, che dovrebbe riservarci altrettanti paesaggi da paura. Adesso fino a Ulm, rimango in autostrada, poi mi fermo stasera lì. A Ulm oltretutto, allora, notiziona, stanotte che faceva bello freddo e umido, ho provato ad accendere la stufa e niente, la stufa da solo, la combi truma da solo acqua calda, ma non parte il riscaldamento, quindi devo vedere questa, trovare un posto dove
dove capire se è un problema del termostato, guardando un po' su internet, non, o è la ventola che ha qualche problema. Quindi prima di tutto devo risolvere il problema della stufa, se no in Norvegia sta cippa che ci andiamo. Qua in Germania per questo motivo sono avanti, vedete, hanno a destra in un autogrill, tu puoi ricaricare la macchina elettrica. D'altro canto mi sono fermato per riempire due bottiglie d'acqua per far da mangiare e la barista si è rifiutata e mi ha detto di andare alla toilette. Alla toilette dovevo pagare 70 centesimi per entrare. Ma dai, ma cioè sono messi quasi come noi in Italia questi. Eccoci a Ulm, cattedrale in primo piano. Io adesso devo cercare un bar e devo cercare l'acqua per far da mangiare. Ah, guarda, ce n'è uno, perfetto. Vabbè, dai, una ripresina alla cattedrale gliela facciamo, su, su via, cioè, tosta, eh. Allora, devo assolutamente uscire qua, credo che siamo in pieno centro di Ulm. E adesso devo scappare via dal traffico, da tutto sto casino, dall'inquinamento. Qua siamo in zona stadio e ho trovato dei bei parcheggini qua. Siamo un po' tutti rincagniti, però meglio che niente. Al contrario, perché sennò dormo a testa all'ingiù. Domani iniziamo a informarci un po' meglio sulla Romantikstrasse. Per ora tutto bene, tranne sinceramente il collo, che il collo e la gola, perché la botta l'ho presa anche quando sono andato contro con il casco, con queste bandelle di gomma pesante che probabilmente proprio si sono un po' incastrate nel casco. Il casco si è ribaltato indietro e l'accetto mi ha tirato una tramvata qua alla gola, quindi ho i muscoli della gola qua belli sderenati, e dietro quando faccio così o faccio delle flessioni in basso e alto sento proprio cric, crac, croc, cruc. Vabbè, fa parte di tutta la... fa parte del gioco, no? Ho voluto andare giù senza frenare. No, beh, a parte quello, qua il discorso questo è un'altra cosa e non c'è nessun problema. Lì è stata una mancanza della persona responsabile che doveva dirmi: guarda che quando arrivi col casco picchi dentro le bandelle, pericoloso, e invece non mi ha detto niente. Ciao ciao.